pomeriggio a tutti. Dopo la pausa domenicale ci dovevamo riposare un pochino, no? La domenica del Signore, giorno gradito a Lui, ecco, sicuramente è stata un'opportunità per tutti di vivere il riposo del giorno domenicale. Noi non è che ci siamo riposate, però abbiamo cambiato un po' di attività. E oggi vengo in compagnia di un amico di famiglia, della famiglia Salesiana, e in particolare di Monsignor Cognata. Forse non tutti quelli che stanno ascoltando in questo momento, le suore sicuramente, le oblate, ma tanti altri forse non conoscono questo amico nostro che si chiama San Francesco di Sales. E questa è l'opera fra le più importanti di San Francesco di Sales, il Trattato dell'Amore di Dio. Ed è anche un'indicazione spirituale e formativa per la famiglia salesiana, e in modo particolare Monsignor Cognata ne ha fatto un modello nella sua vita, e quindi anche il nostro nome di Salesiane Oblate, di Salesiane, viene anche da questa profonda, profonda ammirazione, ma soprattutto profondo studio di quella che è la spiritualità e gli insegnamenti di San Francesco di Sales. Perché ho cercato di farvi conoscere almeno il titolo a tanti che non lo sanno? Perché molto di quello che noi abbiamo detto in questi giorni e il commento che continueremo a fare nel punto secondo di Monsignor Cognata, ecco, è quasi una continuità di quanto Francesco di Sales dice qui nel Trattato dell'Amor di Dio. E quindi inviterei anche a chi vuole di approfittare anche di questo tempo di pausa lavorativa ordinaria perché possa conoscere e approfondire anche questo grande santo dottore della Chiesa. Quindi con questo invito iniziamo con la nostra consueta preghiera iniziale, e che prendo sempre da un salmo che ci introduce un po' all'ascolto del nuovo argomento. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Ascolta, popolo mio, voglio parlare. Testimonierò contro di te, Israele. Io sono Dio, il tuo Dio. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici. I tuoi olocausti mi stanno sempre dinanzi. Non prenderò giovenchi dalla tua casa, né capri dai tuoi recinti. Offri a Dio un sacrificio di lode e sciogli all'Altissimo i tuoi voti. Invocami nel giorno della sventura, ti salverò e tu mi darai gloria. Ecco, questa è l'introduzione. E poiché ci troviamo anche in un tempo un po' particolare, lo abbiamo già detto più volte, lo viviamo continuamente, ecco, forse è bene anche che pensiamo a quanto può essere grande la misericordia di Dio da esercitare in un mondo come il nostro di oggi, e debole ma anche peccatore. Un mondo di peccato. Da un lato c'è il peccato, dall'altro la misericordia.
lato c'è l'epidemia e dall'altro c'è l'implorazione che chiediamo tutti noi. Quindi chiediamo al Signore che veramente possa ascoltare la nostra preghiera, e noi offriamo questo sacrificio anche di ascoltare, perché capisco che anche l'ascolto può essere un sacrificio, ma l'ascolto della parola di Dio, se da un lato è un sacrificio, dall'altro è anche vita. Vita che rinnova la nostra vita, perché è dall'ascolto che io posso cambiare vita. È l'ascolto della sua parola che mi aiuta a percorrere nuove strade. Se non c'è l'ascolto, non c'è neanche il cambiamento. Con questa convinzione affidiamoci a Lui, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Oggi tratteamo, sempre con l'aiuto di Monsignor Cognata, trattiamo un argomento un po' particolare, perché sabato abbiamo visto rassegnazione alla volontà di Dio. Ieri ci siamo riposati, oggi riprendiamo la fatica spirituale, il cammino spirituale fatto di fatica, perché è veramente l'attuazione di quella parola di Gesù che disse: ogni giorno prendi la tua croce. Quindi la fatica spirituale del seguire Gesù. E oggi il tema è santa indifferenza nella nostra vita interiore. Già il titolo potrebbe dare qualche occasione di poca tranquillità, santa indifferenza. Ecco, cosa vuol dire santa indifferenza? Se noi andiamo proprio al termine, cioè l'indifferenza mi farebbe pensare chissà quante cose. Voi che state ascoltando, se io chiedessi a voi che cosa vuol dire secondo voi indifferenza, certamente è un aspetto negativo, è un atteggiamento negativo, l'indifferenza. Cioè non essere attento a qualcuno, quindi far finta di non vedere, potrebbe essere una delle sensazioni o spiegazioni che possiamo darci. Qui ci caliamo in un contesto diverso. Qui troviamo veramente San Francesco di Sales. La traduzione di quanto dice San Francesco di Sales è nel suo trattato che poi leggerò qualche piccolo brano breve, anche perché abbiamo sempre quel tempo che ci rincorre. E il tempo, bisogna fare i conti con il tempo. Il tempo dice tiranno, è vero, tante volte è tiranno, però se noi facessimo tesoro di ogni momento di questo tempo, diventerebbe un tesoro, non più un tiranno. Allora, e anche trarre occasioni di bene, perché se io il tempo lo occupo e lo traffico come talento, divento un capitale messo da parte. Cioè io stesso divento un capitale, una ricchezza, perché quel tempo speso bene è un tempo per l'eternità. Comunque, andiamo dentro all'argomento continuato. La vita interiore, dice qui Monsignor Cognata, dice, è la vera vita dell'anima e consiste nell'abituale unione con Dio per mezzo della costante adesione dell'anima
a tutto quello che il Signore dispone particolarmente per essa. Certo, la vita interiore è la vita dell'anima. È chiaro che se noi dovessimo vivere soltanto per il corpo, per sostenere la nostra vita materiale, corporea, basta avere un cibo che ci piace, avere una vita comoda o cercare una vita comoda e alimentare il nostro corpo di quelle sostanze che lo fanno crescere, lo soddisfano. Ma qui si tratta di vita interiore che è la vita dell'anima. Cioè ci crediamo che la nostra vita interiore è quella che alimenta la nostra anima o no? La vita interiore, quindi, se io non alimento questa vita, e con che cosa, con quale cibo io l'alimento? Direbbe Gesù, quello che entra nel tuo corpo è logico e serve per il corpo. Ma quando dice, nella scrittura leggiamo, mio cibo è fare la volontà di Dio, e qui entriamo in un mondo che non ha più niente a che fare con un cibo materiale. Entriamo in una dimensione dello spirito. E la dimensione dello spirito è sempre in funzione dell'anima. E l'uomo è anima e corpo. E il tutto rappresenta la persona, fonda la persona, anima e corpo. Tant'è vero che avremo anche la risurrezione dei corpi, quindi anche il corpo è importante, ma il corpo senza un'anima diventa morto. Tant'è vero che moriamo, è l'animo che esce fuori dalla persona. Ma non entriamo in questo argomento che non è pertinente all'argomento di oggi. Lo potremo vedere e trattare in futuro se ne avremo occasione. Oggi noi dobbiamo puntare il nostro occhio interiore su questa indifferenza. Dice qui Monsignor Cognata: poiché se tutte le anime sono create per partecipare alla gloria di Dio, ciascuna è chiamata ad una propria maniera e misura di tale partecipazione. Quindi, cioè, c'è una partecipazione personale. Non è una partecipazione di massa. La nostra partecipazione spirituale è singola, è al singolare, non è al plurale. La mia vita spirituale, personale, non è uguale a quella di un'altra sorella, di un'altra consorella. Anche se tutte ci alimentiamo alla stessa fonte, ma ciascuno riceverà per quello che ha. E per quello che è. Quindi qui si tratta quindi di una vocazione anche particolare di ciascuno. Ciascuna è chiamata ad una propria maniera e misura di tale partecipazione. Quindi il grado non è uguale per tutti. Il grado di partecipazione non è uguale per tutti. Ecco perché non possiamo giudicare nessuno e nessuna cosa, nessun fratello, nessuna sorella, perché il grado di partecipazione è personale. Possiamo vedere l'esterno, l'azione, ma non il grado interiore di questa partecipazione spirituale che l'anima di ciascuno di noi sta percorrendo. È una salita spirituale, per cui come dice, è importantissimo
dice qui Monsignor Cognato, è importantissima è questa vocazione speciale, perché dalla fedeltà ad essa dipende la nostra eterna salvezza. Quindi questa vocazione speciale, dove c'è anche fedeltà e partecipazione, dipende la salvezza. E pone qui una domanda: come conoscere ciò che Dio vuole da ciascuno di noi? Perché se parliamo al singolare, noi sappiamo che siamo chiamati a vivere, abbiamo detto in passato e nelle precedenti puntate, diremmo se era un film, a puntate, avremmo detto nella precedente puntata, ma negli argomenti che abbiamo trattato fino adesso abbiamo anche parlato di questo, cioè un fine unico per tutti è la santificazione, ma la partecipazione, il grado e la maniera è personale. Quindi il processo di sviluppo è personale ed è relativo alla nostra fedeltà, dice qui Monsignor Cognato, e anche alla nostra corrispondenza. Ma noi come facciamo a capire quello che Dio vuole da noi? Come facciamo? Manda i WhatsApp? Manda l'email? Visto che abbiamo le dirette Facebook e tutte gli altri canali comunicativi di oggi, di questo tempo, Signore si serve di questo? O c'è anche un altro canale privilegiato a cui connettersi, e come connettersi per comprendere quello che Lui vuole? Qui la domanda è chiara: come conoscere ciò che Dio vuole da ciascuno di noi? Cari amici che state ascoltando, sorelle che state seguendo, come facciamo a conoscere che è veramente Dio che vuole una cosa, una scelta, una strada da percorrere, una rinuncia da fare, una mortificazione da vivere? Un sacrificio, la prova, una volontà, un'obbedienza. Vediamo se troviamo qualche indicazione più chiara qui nel nostro carissimo fondatore, Monsignor Cognato. Ecco qui. Dice Monsignor Cognato: egli solo, quindi Dio, soggetto è più Dio, egli solo ce lo può manifestare. Noi quindi dobbiamo mantenerci in quella vera e perfetta docilità interiore che è la santa indifferenza dell'anima a qualsiasi disposizione del Signore. Questo è quello che dice Monsignor Cognato. Cioè, egli solo ce lo può manifestare. Dobbiamo mantenerci. Quindi noi dobbiamo avere uno stato, una situazione. Di che cosa? Qui dice mantenerci in quella vera e perfetta docilità interiore. Guardate che qui siamo a un grado di santità, direi, ma in uno stato in cui l'uomo, la persona, cerca veramente di conoscere ed eseguire quanto il Signore vuole. Perché qui dice, se vogliamo analizzare proprio i termini, quindi mantenerci in vera e perfetta docilità interiore. E qui è definita questa vera e perfetta docilità interiore, che è
la santa indifferenza dell'anima a qualsiasi disposizione del Signore. Cari miei, chiediamoci questo: sono in questa perfetta e vera docilità interiore, tanto da essere in questo stato di indifferenza al volere del Signore, a quanto Lui dispone? O sono sempre io l'arbitro delle situazioni? O sono sempre io colui il quale vuole imporre la propria volontà alle condizioni che voglio io? Non è facile. Disposizione, direbbe qui San Francesco di Sales, questa santa indifferenza, che è un atteggiamento, carissimi, un atteggiamento costante, non a pezzetti, a scomparto, no? È un atteggiamento, un habitus interiore. Quindi la santa indifferenza significa: sono qui, pronto ad accogliere qualsiasi situazione, qualsiasi comando, eccomi. Quindi la santa indifferenza significa il non scegliere, perché scegli tu, Signore, le situazioni in cui io devo dire sì. Ecco la docilità. Siamo a un grado di santità, questo. Vero, Sor Maria? Alto grado di santità. Alto grado di santità. E qui, Monsignor Cognata, veramente, è molto difficile, dice San Francesco di Sales, esprimere bene questa somma indifferenza della volontà umana, ridotta e passata così nella volontà di Dio, giacché, a mio parere, non si deve dire che si acqueta al volere di Dio, essendo l'acquetarsi un atto dell'anima che dichiara il suo consenso. Non si deve dire neppure che accetta né che riceve, essendo l'accettare e ricevere azioni che si possono in certo modo chiamare passive. È un alto linguaggio in cui San Francesco di Sales porta la persona a riflettere, con le quali abbracciamo e prendiamo quello che ci avviene. Non si deve dire nemmeno che permette, essendo il permettere un atto della volontà e per conseguenza un certo valore ozioso, che non vuol fare niente, è vero, ma vuole tuttavia lasciar fare. A me sembra dunque che di un'anima la quale sia in indifferenza e non voglia niente, ma lascia a Dio di volere quanto a Lui piacerà, bisogna piuttosto dire che ha la volontà in una semplice e generale aspettazione, giacché aspettare non è fare o agire, ma stare esposto a qualunque evento. Non so se si riesce a seguire questo tipo di linguaggio così alto. E mi servo di questa immagine che San Francesco di Sales dice e si serve proprio per far capire questo concetto e questo atteggiamento di indifferenza, che non è semplice e non è facile. Dice qui San Francesco di Sales, che completa un po' quanto Monsignor Cognata ha voluto citare: il cuore indifferente è come un blocco di cera nelle mani di Dio, e riceve tutte le forme del beneplacito eterno. Un cuore che non ha scelte,
disposto ugualmente a tutto, senza nessun altro oggetto, per la propria volontà, che è la volontà di Dio. Essa non pone il proprio amore nelle cose che Dio vuole, ma nella volontà di Dio che le vuole. Ecco perché quando la volontà di Dio si trova in molte cose, sceglie a qualunque prezzo quella dove è maggiore. Quindi San Francesco di Sales, che è, diciamo, colui il quale è il dottore di questo amor di Dio e che tratta i vari aspetti di questo nostro amare, ma soprattutto comprendere il volere di Dio, e quindi ci dice questa indicazione proprio di questo blocco di cera pronto a ricevere qualsiasi forma. Noi come ci sentiamo? Blocco di cera o un sasso che non lo puoi modellare? In questo momento chiediamo a noi stessi: che cosa vuol dire lasciarsi modellare totalmente dal volere di Dio? Sono in questa disposizione interiore di lasciarmi modellare dal volere, cioè dal volere io quello che Dio vuole, e che è bene quello che Dio vuole, anche quando mi costa molto, anche quando c'è tanta sofferenza, anche quando c'è all'andare contro te stesso, nel rinnegare te stesso. Non è indifferenza, quindi, quello di non curarsi, è il contrario, curarsi di quello che è bene per Dio, e quindi se è bene per Dio, è bene per me, e io mi preoccupo di essere docile a quello che Dio propone a me. E sono in quell'atteggiamento di colui il quale dice: io sono qui, fa di me quello che tu vuoi. E questo è esposto, dice qui Monsignor Cognata, agli eventi. Quindi il nostro scorrere delle nostre giornate, o lo scorrere delle nostre attività e del nostro vivere, quindi diventa un modellarsi o lasciarsi modellare da quello che il Signore vuole, e vuole il bene. Quindi non è un lasciarsi passivo, lasciarsi fare passivamente, ma è adesione interiore, perché il bene che Dio vuole lo voglio anch'io, e io voglio quello. Certo, l'argomento non è semplice, occorrerebbe un ulteriore approfondimento, però ecco, chi volesse può anche trovare il tempo o documentarsi per approfondire questo argomento che ancora non abbiamo completato, Consideriamo attentamente, dice Monsignor Cognata, queste parole di San Francesco di Sales, sommo dottore della carità. Non si può dire di più e meglio della santa indifferenza, che sola ci può assicurare
il compimento in noi della volontà divina per la nostra santificazione. Quindi saremo dunque in questo prezioso stato di indifferenza quando la nostra volontà, sentite bene, quando la nostra volontà si sarà talmente uniformata alla volontà divina da potersi dire passata in questa e quindi morta in se stessa, incapace di fare differenze né di avere preferenze di fronte a quello che il Signore vorrà disporre. Ecco, qui diciamo che ci abbiamo proprio alla, diremmo, se vogliamo usare una immagine di cara a San Giovanni dalla Croce, siamo nell'apice della salita alla montagna. Non so se conoscete, qualche volta lo potremmo accennare questo argomento di San Giovanni della Croce. E qui l'uniformità alla volontà divina, quindi morta in se stessa, incapace di fare differenze e preferenze. Cioè l'indifferenza significa: non importa se faccio questo o faccio quello, non importa se vado là o vado qua, non importa se mi mandano qua per una religiosa, per esempio, visto che ho le mie consorelle che mi ascoltano, la religiosa è disponibile a tutto, pronta con il suo sì a lasciarsi condurre da chi? La religiosa ha fatto i tre voti, castità, povertà e obbedienza. Quindi lo stato forte di chi si lascia condurre vuol dire lasciarsi modellare secondo lo stato che ha accettato, che ha abbracciato. Io come religiosa sono disposta, quindi per me è indifferente una missione che non un'altra, è indifferente una consorella che un'altra, per una religiosa non importa che fa, cosa fa, perché non ha preferenze. La sua preferenza è fare la volontà di Dio, per una religiosa. Per un laico, per una mamma, per un papà, per una giovane, cosa vuol dire indifferenza? Indifferenza nel senso qui prettamente di spirituale. E vuol dire questo. Per un giovane o una giovane potrebbe dirsi capire che cosa Signore vuoi da me e vado lì. Non importa cosa farò o cosa, l'importante è che viene da te, l'importante è che sono nelle tue mani. Per un genitore, per una coppia, una famiglia, cos'è importante? Realizzare il progetto di Dio. Quindi tu come coppia, come genitore, come padre e madre di famiglia, devi lasciarti condurre. In che cosa? Farti condurre nella realizzazione di quello che è il proprio stato a cui sei stato chiamato, ad essere guida, custode della vita. E quindi e far conoscere che l'amore in una famiglia e l'amore della famiglia è lì che diventa culla di una presenza divina, anche per i figli. E quindi avviandoci un po' al termine di questa conversazione che il tempo ci dà, grazie anche a questa opportunità di stare insieme in questi momenti di condivisione spirituale. Che cosa vuol dire? Vuol dire oggi questa indifferenza, cari ascoltatori, che lasciarsi condurre dal Signore vuol dire andare sicuri nella via della santità. E la via della santità
è il vero bene che Dio vuole. Quindi se è un bene, anch'io lo voglio. Quindi vi lascio con questo desiderio e con questa diciamo possibilità, e concludo questa conversazione sempre aiutandomi con San Francesco di Sales. L'argomento lo completeremo domani pomeriggio di nuovo alle 16 per chi vorrà e avrà voglia di proseguire, e poi ecco, prima di concludere con questa lettura voglio ricordarvi che riprendiamo oggi anche le nostre adorazioni alle 17:30. La preghiera è l'arma più bella e potente che possiamo utilizzare, ma non solo in questo momento in cui siamo costretti a stare a casa e quindi a poter avere un tempo per meditare e pregare e pensare a noi stessi. La preghiera è un'arma potente sempre. Certamente in questo momento, uniti nell'intento di ottenere la liberazione da questo virus mortale, noi ci stiamo impegnando a pregare di più perché tutti possiamo essere liberati. E a voi diamo anche questa possibilità di unirsi a noi con la diretta che facciamo dalla nostra cappella. Concludiamo con questo pensiero di San Francesco di Sales. Come sono desiderabili le tue tende, o Dio degli eserciti poderosi. A giusta ragione sono amate. La mia anima si scioglie d'ardore e i miei sensi si bloccano nei tuoi cortili celebrati. Il mio cuore esulta. La mia carne rapita saltella vicino a te, Dio della vita. Grazie nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buon pomeriggio.